Presidente, decida lei, si riparta dal gol di Merola annullato con il VAR, si riparte da quel calcio di rigore sfortunati contro il Foggia, da dove si riparte nei play-off? Si riparte dall'inizio, si riparte dalla prima partita che ci vedrà di fronte ad una squadra, secondo me, che ha fatto un bellissimo campionato e che noi è vero sì che abbiamo battuto in entrambe le partite, ma questa sarà una partita nuova e quindi bisognerà ripartire con il giusto impegno e con la giusta concentrazione, perché sennò rischi di farti male già da subito. Beh, lo scorso anno era molto rammaricato per il regolamento della Lega Pro, perché se fosse stato come la B Pescara andava in finale, ne ha parlato con Marani? Ma sono tutte cose che poi strada facendo sulle quali bisognerà ragionare, perché i playoff sono belli, ma 28 squadre che fanno i playoff sono anche tante. Un campionato nuovo che riparte dopo aver fatto una stagione importante, ma vale per tutti, non solo per il Pescara. Quindi su queste cose si sta ragionando nell'ambito delle riforme che ci saranno e poi strada facendo vedremo quello che succederà. Merola oggi viene premiato come miglior biancazzurro, c'è anche il premio per Alessandro Plizzari, due giocatori che in C è impossibile tenere a Pescara, d'accordo? Beh, sono due giocatori che hanno fatto obiettivamente molto bene, Merola ha fatto bene l'altro anno quando è arrivato, ha fatto benissimo quest'anno, e Alessandro ugualmente l'altro anno ha fatto un bellissimo campionato e quest'anno si è ripetuta alla grande. Cioè sono giocatori che obiettivamente non hanno nulla a che fare con la categoria, non che non ci possono stare in Serie C, ma non hanno nulla a che fare con la categoria, perché... Un po' come Rafià, impossibile tenerli? Ma Rafià c'era un discorso diverso, perché Rafià tutto sommato avevamo comunque un accordo particolare con il ragazzo che, ripeto, io non finirò mai di ringraziare perché si è messo a completa disposizione. Merola e Plizzari sono due giocatori del Pescara e noi non chiudiamo mai la strada del successo a nessuno, ma valuteremo quelle che saranno le offerte. Poi, ripeto, se da qui a un mese non ci sarà più Sebastiani, arriverà una cordata forte che magari decide che possa mantenere tutti quelli migliori a Pescara, magari questi rimarranno a Pescara senza problemi. A proposito di cordata, spunta la pista italiana? No, c'è anche un gruppo italiano interessato, ne stanno parlando con i nostri professionisti a Milano. Io mi auguro che in qualche modo si possa chiudere qualcosa, perché significherebbe, al di là del fatto di togliermi un grosso peso dalle spalle, ma significherebbe anche portare linfa nuova al Pescara, a rafforzare la società, che è quello che io vado cercando già da un po' di tempo. Risponda proprio rapidamente e chiudiamo, Presidente. Questo imprenditore italiano è già stato nel mondo del calcio, sì o no? Non lo so perché, ripeto, io vengo aggiornato quotidianamente, settimanalmente dai nostri professionisti. Mi hanno detto che c'è un gruppo italiano, io non chiedo, fin tanto che non arrivano segnali scritti non chiedo nulla, perché non mi interessa, voglio avere le concretezze. Eccoci, chiaramente nomi lei non li può fare per i patti di riservatezza, però ci dice la data, la deadline oltre quale Sebastiani non va e scrive la squadra scelte. Ma io non ho una deadline, io tanto le date sono quelle, il 4 di giugno che scrive la squadra non ti scrivi, quindi è inutile girarci. Quindi, entro il 2 giugno? No, io iscrivere la squadra significa fare la fiduzione, significa pagare quello che devi pagare, ma giustamente è dall'annualità in corso, quindi dobbiamo pagarlo. Iscriveremo la squadra, poi ci sarà tempo, perché voglio dire, prima che cominci il mercato, cominci a fare tutto quello che devi fare, comunque un po' di tempo ci sarà, però è evidente che se tu poi cominci a scegliere l'allenatore, il direttore, chi arriva si dovrà far carico di quello che tu hai scelto. Per questo abbiamo sempre detto: chi è interessato bisogna che stringa, perché poi possa decidere. Io ho lasciato veramente le mani libere per questo motivo e quindi mi piacerebbe questo.